Usanze e costumanze, usi e costumi dei nostri tempi. Continua il nostro viaggio nel mondo dell'informatica con Roberto Di Stefano. Buongiorno, buongiorno Roberto. Monica, ben trovati ai telespettatori. I nostri telespettatori continuano con nostro grande piacere a farci delle domande. Tra queste ce n'è una in particolare. Perché non riescono a mandare con le loro mail dei file, diciamo, di una certa consistenza? Beh, la risposta è semplice, innanzitutto perché l'email è limitata all'invio di 10 megabyte di file allegati. L'allegato, cioè, dobbiamo mandare una foto, per esempio, o qualcosa, tramite l'allegato lo acquisiamo nell'email e poi lo inviamo. Ripeto, le email sono limitate per quanto riguarda contenere gli allegati, un massimo di 10 megabyte. Il tutto si può inviare con un sistema che da qualche anno ha preso campo, il cosiddetto cloud storage, un parolone che non vuol dire altro che uno spazio nel web, come se avessimo materialmente un hard disk con un quantitativo di spazio nel web. Il cloud storage a cosa serve? Serve appunto intanto ad immagazzinare dei dati, alcuni ti permettono anche di elaborarli e cosa fare? Permettono anche di trasferire dei file di grosse dimensioni da un utente all'altro. La loro utilità appunto sta intanto nel poter far sì, nel poter far trasferire i file di grande quantità. Può essere utilizzato come un vero e proprio hard disk per andare a conservare dei dati che per noi risultano impossibili, dandoci una maggiore garanzia, una maggiore protezione, nel senso che un hard disk fisico, una penna USB dove andiamo a conservare i dati, si può rompere. Invece uno spazio nel web non si romperà mai. Con le nostre credenziali accediamo a questo spazio che è contenuto all'interno di un server e lì possiamo andare a conservare i file che noi riteniamo importanti, che siano foto, che siano musica, che sia un programma stesso. Al tempo stesso possiamo utilizzarlo appunto per trasferire dei file di grandi dimensioni accedendo appunto con delle nostre credenziali. Vi sono dei cloud storage gratuiti, già da qualche anno anche i provider, cioè chi vi dà le email, che sia Hotmail, che sia Google, che sia Libero, oltre a darvi lo spazio dell'email, vi offre anche gratuitamente un quantitativo di spazio chiamato cloud, che non vuol dire altro che nuvola, dove accedete come quando accedete all'email. Vi sono anche delle aziende che si occupano solamente di cloud storage, di immagazzinamento dati, e vi offrono anch'essi, ovviamente in maniera limitata in quanto a spazio, uno spazio gratuito, un cloud gratuito. Questo è come, diciamo, ovviare il problema dell'invio dei file di grosse dimensioni che non potete inviare con l'email. Grazie mille Roberto, grazie sempre per le tue spiegazioni così facili da capire. È stato un piacere aver potuto dare delle pillole, dei consigli informatici, spero che vengano messe in pratica perché messe in pratica magari vi eviteranno alcuni fastidi e risolveranno altri problemi. Grazie mille, grazie a voi per aver collaborato con noi e averci fatto tutte queste domande, tutto questo interesse. Noi vi rimandiamo sempre a Usanze e Costumanze con la nostra continuazione. Arrivederci e grazie a tutti. Alla prossima!